Garantire che i fondi destinati agli studenti più meritevoli siano assegnati correttamente, rafforzando il contrasto a frodi e irregolarità. Questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato oggi tra il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e l'ERSU di Cagliari. L'accordo, che si inserisce in un più ampio progetto nazionale promosso dall'ANDISU, Associazione Nazionale degli Enti per il Diritto allo Studio Universitario, e dal Comando Generale delle Fiamme Gialle, avrà una durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo, e punta a prevenire e intercettare eventuali abusi nelle misure di sostegno economico e negli incentivi erogati dall'ERSU. Secondo ente in Italia per numero di borse di studio e servizi offerti agli studenti, mettendo in campo azioni congiunte. Attraverso segnalazioni mirate e verifiche rapide si eviterà che i fondi finiscano in mani sbagliate. È importante anche perché così si avvicineranno ancora degli altri studenti. Questo ha fatto anche crescere l'Università di Cagliari al 5º posto in Italia tra le grandi università. È una iniziativa che non deve essere un'inquisizione, ma bensì potrebbe essere un deterrente per chi ha intenzione di creare delle situazioni fraudolente, impedendo a chi ha diritto di poter avere le borse. Con questo protocollo vogliamo creare un link, quindi un rapporto più diretto con l'ERSU, di modo che possa segnalarci per tempo e in maniera più rapida eventuali anomalie che dovesse riscontrare nella richiesta da parte degli studenti dell'elargizione di questo contributo, e quindi noi in maniera più diretta e veloce poter agire per verificare se quell'anomalia consiste in una mera anomalia non illecita o in un illecito amministrativo o penale che va poi ad incidere su quell'equità sociale che serve soprattutto nel settore dello studio.